Ciao a tutti, bentornati sul canale. Io sono come sempre Pasquale, questo è Io Risparmio. Oggi un video un po' particolare, nel senso, per chi mi segue sa benissimo che io non investo, non uso delle criptovalute, non uso Bitcoin, non investo in Bitcoin. Però ho pensato che effettivamente, se, semplicemente per il fatto che io non le usassi, non significasse che magari qualcuno lì fuori potesse essere interessato a scoprire qualche altra piccola chicca, qualche altra piccola cosa che potrebbe essere di aiuto o comunque di interesse a chi è appunto in questo mondo, nel mondo delle Bitcoin. E oggi ho deciso di fare un video un po' particolare. Ho trovato un broker che si chiama Prime XBT che utilizza come collaterale, e per cui si usano invece che i classici euro, dollari, quindi le fiat, le valute fiat, invece le criptovalute e in particolare il Bitcoin. Praticamente per poter fare trading su questa piattaforma si usano i Bitcoin, si carica tramite wallet e poi si può prelevare appunto Bitcoin spostandosi i propri profitti sul proprio wallet, che poi può essere Binance o quello che volete voi. E questa cosa mi ha un po' sorpreso, prima di tutto perché io, non essendo molto addentrato in questo mondo, non pensavo neanche esistesse una cosa del genere, però mi ha messo un po' curiosità sta cosa. E andando un po' a scavare, non con la vanga, comunque ho scavato un po', ho anche trovato che in questo particolare broker, Prime XBT, c'è una particolare funzione che si chiama covesting, che andiamo a vedere subito, che è simile al ProQuant di Trading 212 o al Copy Mirror Trading di eToro. È proprio un copy trading, però fatto invece che con dollari o euro, con la criptovaluta Bitcoin. E per cui volevo andare a fare un piccolo, come si dice, una piccola panoramica di questo servizio, una piccola recensione, dare quello che io penso sia positivo e negativo, e magari, visto che anche questo potrebbe essere di interesse di molte persone, boh, lascio un link affiliato, no? Faccio la marchettina, come si sa. Io sono Pasquale e questo è il mio canale Io Risparmio, dove cerco di spiegare la mia storia, la mia avventura nella ricerca della indipendenza finanziaria, e ogni tanto pubblico anche video recensioni di broker, come in questo caso, dove vado a fare una recensione un po' specifica, non del broker in totale Prime XBT, ma di una sua funzione ben particolare che si chiama covesting, e che era in beta a maggio del 2020 ed è andata in reale proprio di recente, ad agosto 2020. Per cui adesso spostiamoci al PC, faccio vedere un po' come funziona questa piattaforma. E ovviamente, visto che io cerco l'indipendenza finanziaria, per chi usasse questa tipologia di servizio, per cui il copy trading o avesse piacere a fare trading a mezzo criptovalute invece che a mezzo collaterale valute come US dollar o euro, potrebbe trovare, ma zitti zitti, senza fare la marchetta, un link affiliato in descrizione. Bene, andiamo al computer. Tanto mi vedete sempre la faccina in un angolino, come sempre. Allora, cliccando su Covesting ci troviamo qui di fronte alla schermata principale e ci viene proposto già prima di tutto una classifica di tutti quelli che sono i trader che possono essere copiati. Si può fare un sorting per guadagno totale, per il guadagno odierno, per i giorni che il trader è attivo sulla piattaforma, per il numero di follower e per il rendimento. Inoltre si può anche selezionare qui in alto, tramite la B di Bitcoin o il simbolo del dollaro, qual è l'equity che il follower sta maneggiando in quel momento, e in più sarà attivato in futuro anche una funzione di valutazione in cui si può dare un tot di stelline al trader, appunto per andare a valutare la sua strategia. Allora, per quanto mi riguarda, se io dovessi scegliere un trader, lo andrei a scegliere per il numero di follower e poi andare a vedere da quanti giorni è attivo. Perché se un trader ha tanti follower, da tanti giorni attivi e poi di conseguenza si va a controllare anche se ha dei guadagni positivi, vuol dire che è comunque una persona che sa quello che fa. Inoltre, andando a cliccare sul nome del trader, in questo caso BTC Monkey, andando verso il basso, si trova anche la descrizione di quello che è il suo trading. Se andiamo a vedere qui, è una breve descrizione della strategia che il trader ha. Questo particolare trader fa trading Bitcoin US dollar, Ethereum US dollar, Litecoin US dollar, poi fa anche trading sull'S&P 500, gold long, short ogni tanto. E comunque un ottimo disclaimer, mai investire più di quello che si può perdere. Ovviamente andando a cercare dei trader che vanno a mettere appunto delle descrizioni delle loro strategie un po' più definite, invece di trovare voglio fare solo soldi,
comunque un significato che il trader ha comunque una strategia ben definita. Poi, andando qui, si può andare a vedere quanto il trader ha guadagnato oggi, durante il mese e durante l'anno, e per cui si può vedere il suo percorso. L'equity che va a maneggiare, e per cui il suo denaro, in questo caso 0,459 Bitcoin, l'equity dei follower, cioè quante persone stanno copiando, quindi 11,4 Bitcoin, per cui un poco di soldini, niente male, se mi facessero un bonifico sarei contento. E qui si può vedere anche come l'equity del manager è andata a aumentare durante l'anno, oppure mese e giorni, appunto più la sua strategia va avanti nel migliore dei modi e più anche l'equity dei follower va a crescere, così come la sua, e poi il margine. Ovviamente se uno volesse andare a copiare, bisognerebbe avere dei soldi sul portafoglio, come voi sapete io non utilizzo Bitcoin, però nel caso io li utilizzassi, dal mio portafoglio totale puoi andare a selezionare qui quante di questa equity del mio portafoglio voglio andare a impiegare, poi cliccare segui e a quel punto potete andare a copiare le operazioni del trader. Un'altra cosa molto interessante, se adesso andiamo indietro sulla valutazione, è andare a capire quanto è l'equity del follower, perché ovviamente se andiamo per esempio a chi ha ancora zero, a zero copiatori, e fa il meno 50%, ovviamente sono nuovi appena entrati e io ci andrei molto ma molto con i piedi di piombo. Portafoglio, in questo caso chiunque andate a copiare andreste a vedere qui qual è il vostro portafoglio sia in Bitcoin che in US dollar. Adesso voi vedete questo Bitcoin qui non perché sono miei ma perché c'è una funzione demo che magari in futuro andrò a far vedere, che è questo qui Turbo. E poi la farò vedere magari in un video più avanti. Praticamente una specie di opzioni quasi binarie sul Bitcoin. Oppure, se siete persone molto brave, potreste andare a creare una vostra strategia a cui date un nome, andate a dire la vostra descrizione e poi andate a dire qual è l'importo iniziale per poterla copiare. Inoltre, per ogni trader, e non l'ho fatto vedere prima, ma lo faccio vedere qui. C'è questo simbolo, questa schermatina offerta, e se andiamo a vedere la I dice: le condizioni principali della distribuzione dei guadagni tra l'utente, il manager della strategia, cioè per esempio se io creassi una strategia sarei il manager, i follower della strategia e la piattaforma, per cui ogni follower appartiene a una categoria definita dall'importo del capitale investito in tale seguito, per cui in base all'importo che viene investito, il follower prende un tot di guadagno dalla strategia. La piattaforma si tiene una commissione e il manager prende una commissione. Questo è da definire perché ovviamente vuol dire che del totale guadagno il follower ha diritto a una percentuale, la piattaforma prende la sua commissione, per cui non è totalmente gratuita, e il manager poi prende la sua commissione di conseguenza. Un'altra cosa che non ho fatto vedere è, perché non viene smostato in CoVesting perché si presume che chi usa Prime XBT lo sappia già, è in quali prodotti si può andare a fare trading. E se andiamo a vedere fai trading su Prime XBT e andiamo al registro delle attività, si possono vedere tutti i mercati in cui si possono andare a fare trading. La maggior parte sono Forex, poi sono cambi valutari su Bitcoin, poi abbiamo anche i CFD che sono prevalentemente su alcune commodities, Brent, il crude, e poi su alcuni indici, l'indice australiano, il Dow Jones, l'Euro 50, Francia. Oppure si può andare appunto a selezionare fra il Forex vero e proprio o le cripto solamente. Per cui adesso andiamo a fare un po' una specie di giudizio finale su questa piattaforma e su questa funzione di CoVesting. Beh, i punti positivi sono sicuramente che chi ha una sua esperienza dal punto di vista del Bitcoin o comunque del trading, ma non vuole perdere tempo a starci dietro, così come succede con i Toro Trading 212, può andare a fare delle copie di altre strategie di altri trader che lui considera in base a determinati parametri bravi. Un altro lato positivo è che usando Bitcoin come collaterale, chi ha la passione, chi crede in questa valuta e che crede che possa essere la valuta del futuro, può utilizzare appunto questo collaterale invece che le valute normali per andare a fare i propri trading e per cui andare a portare avanti sia il discorso di credere nella valuta Bitcoin che di fare del trading piuttosto, diciamo, tradizionale. Un altro lato positivo è che la piattaforma è molto intuitiva, è molto semplice, è spiegata bene. Per ogni piccola schermatina c'è la I delle informazioni in cui se si hanno dei dubbi si può andare a guardare in maniera tranquilla. A
a cosa si riferisca quella schermatina, e lo vedo come una qualcosina che effettivamente potrebbe essere un po' una nicchia di mercato che si va a insediare, che va a erodere un po' di quote di mercato ai vari altri broker che usano appunto il copy trading, ma che non hanno ancora questa funzione di utilizzare il Bitcoin come collaterale. I lati negativi che vedo ovviamente è che il Bitcoin è una valuta, così come tutte le criptovalute, molto soggetta alla volatilità rispetto ad altri sottostanti, per cui bisogna anche tenere conto che il Bitcoin di per sé può aumentare o perdere di valore nel tempo, e questo può andare a impattare le nostre diciamo performance. Un'altra cosa che è da considerare è che ovviamente utilizzando solo Bitcoin si potrebbe andare ad incorrere in dei fee di trasferimento dai propri wallet, e per cui quello è un altro costo da tenere in considerazione. E un'altra cosa fondamentale da tenere in considerazione è che, essendo copy trading, come sempre bisogna andare a studiare prima di tutto quello che sono le strategie del trader, ma soprattutto bisogna capirle noi, per cui andare a copiare ad occhi chiusi con una benda sugli occhi solo perché vediamo delle ottime performance è una cosa totalmente inutile. Bisogna capire, come sempre, quello che si sta facendo, bisogna essere in grado di capire le strategie che quel trader sta applicando e soprattutto trovare in quella persona le strategie che applicheremmo noi, ma semplicemente non abbiamo tempo di fare, per cui mai fare un copy trading a occhi chiusi, perché è come un salto nel vuoto. Bene, eccoci arrivati anche oggi alla fine di questo video. Spero che sia stato un video un po' particolare di interesse ad altre persone che magari non sono in questo momento sul canale, o a chi già mi segue e magari non ha mai trovato possibilità di avere contatto con una tipologia di broker di questo tipo, che utilizza appunto, invece che le normali valute come appunto il dollaro o l'euro, che sono quelle un po' classiche, o il British Pound per chi, come alcuni miei follower, sta in Inghilterra, ma usa il Bitcoin. Cosa che trovo molto interessante, magari effettivamente sono io quello che sbaglia ed è la valuta del futuro. Se questo video è stato di tuo gradimento, per favore lascia un pollice in su, perché aiuti a farmi salire negli algoritmi di YouTube. Ti ricordo che se ti vuoi iscrivere a questa piattaforma trovi il link affiliato qui sotto e magari ci guadagniamo qualcosa tutte e due, marchettina. Ovviamente se non sei iscritto a questo canale, sei nuovo, ti prego di iscriverti a questo canale cliccando anche sulla campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Ed anche per oggi è tutto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!